Buonasera a tutti, benvenuti anche questa sera, anche questo lunedì, con il nostro appuntamento con il Design Talk, appuntamento che abbiamo inaugurato 4 lunedì fa, quindi questo è il quarto appuntamento, e come ormai sapete, andremo un pochino a chiacchierare. Abbiamo un ospite ogni volta, oggi lo vedete già qua, collegata insieme a me, che è Sofia Loss, che a breve vi presento. Buonasera Sofia. Buonasera a tutti, buonasera Marco. Grazie Sofia, benvenuta. E come sapete ormai è il nostro talk del lunedì con cui iniziamo la settimana con l'idea di darci qualche spunto, qualche ragionamento, una chiacchierata sui temi caldi del momento. Il tema caldo del momento ovviamente è un pochino come affrontare questa pandemia e questo dopo pandemia che speriamo arrivi nel più breve tempo possibile. Certo è da dire che questa situazione che stiamo ormai vivendo da diversi mesi un impatto importante ce l'ha avuto sulla dimensione domestica, sull'abitare, che è il focus e l'oggetto di questi nostri appuntamenti serali del lunedì, e ce l'ha avuto anche su una dimensione un po' più ampia. Oggi con Sofia andremo un pochino a interrogarci su quello che succede anche nel contesto in cui una casa, in cui le nostre abitazioni sono collocate, no? Andremo un pochino a capire cosa ha sovvertito, se c'è stata un'inversione dei poli fondamentalmente in termini di abitare. Noi abbiamo scelto e invitato proprio Sofia Loss perché chi meglio di lei, con una preparazione che anche nel suo studio osiamo dire multidisciplinare, poi magari ci spieghi un pochino meglio, Sofia, approccia a queste tematiche. Io devo dire che l'ho conosciuta personalmente, cioè ci siamo scambiati qualche chiacchiera la scorsa settimana, perché a differenza degli ospiti che ho avuto precedentemente, non ci conoscevamo, non avevamo mai avuto il piacere ancora di incontrarci, e devo dire che ho apprezzato un approccio veramente che guarda diverse discipline, guarda a diversi punti di vista, e quindi credo che oggi, attraverso un pochino questa intervista, possa essere di spunto per capire un po' le dinamiche dove stiamo andando. Lavoro che sicuramente spunti che servono anche all'architetto, perché logicamente, anzi, principalmente all'architetto, perché oltre chiaramente a disegnare spazi, a progettare spazi, magari poi ci dirà anche bene qual è il ruolo poi effettivamente del progettista, dell'architetto, e quale dovrà essere nei prossimi anni, ma anche nei prossimi giorni, perché siamo calati in un cambiamento repentino che ormai non possiamo parlare di cose che avverranno chissà quando, cioè avvengono ormai dopodomani, c'è una velocità pazzesca, no? Ogni tanto mi capita di chiacchierare con altri architetti, anche dicendo alcune cose, alcune idee che fino all'altro ieri non erano minimamente applicabili, oggi lo diventano veramente e lo sono diventate in maniera così rapida, e anzi dovremmo riuscire ad anticipare ancora di più i tempi e le tempistiche. Allora, come dicevo, partiamo magari, Sofia. Allora, io direi poi che ti puoi anche presentare, nel senso che io mi piacerebbe leggere un pochino quel manifesto che mi hai mandato, perché è da lì un pochino che vorrei partire, no? Prima ancora della prima domanda. Tu mi dici: credo che ogni progetto di architettura sia la scenografia che ospita ogni esperienza. In questo senso è uno strumento per istituire e organizzare sistemi di relazioni. Come vedete, siamo calati perfettamente nella tematica di oggi. La vita è al centro, l'architettura si dispone attorno come riparo. Partiamo un po' da questo e da dire: oggi ci siamo trovati di fronte a un decentramento anche, no? Molti architetti hanno anche parlato di questo decentramento abitativo, no? Facendoci intendere quasi che c'è stata un'inversione dei poli per cui tutti ci siamo spostati nelle campagne. Beh, non è così, anche se le città e i centri storici sono vuoti, non solo di turisti, ma anche di abitanti. Partiamo un po' da questo, e cerchiamo di capire la casa dove è collocata oggi. Allora, buonasera a tutti e grazie. Io credo che siamo in un momento. Allora, io sono onorata di essere testimone di quella che viene chiamata la seconda grande evoluzione antropologica dell'umanità dopo il Neolitico. Non so se l'avete sentita dire questa cosa, ma fa un po' spavento perché dà un senso di una trasformazione veramente radicale, ma porta in sé un seme di speranza. La cosa che a me sta più a cuore, è quella di riuscire a leggere quello che sta accadendo, non in termini catastrofici, ma in termini propositivi, cioè vederci dentro un'occasione. In realtà i segnali per
evidenziare la necessità di una trasformazione, non un cambiamento, che è una cosa diversa. Li avevamo tutti sotto gli occhi da un sacco di tempo, ma avevamo il prosciutto. Finché a uno non cade in testa un vaso, non si rende conto di avere un problema. Adesso, contemporaneamente, ci troviamo di fronte a un doppio problema. Perché, come in Veneto si dice, becco e baston ha, per dire, come, oppure dicono che quando uno è che la fortuna ci vede, la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede Ci vede benissimo. bene. E quando uno è sfortunato, gli piove nel sedere anche finché è seduto. Non lo dico in dialetto veneto, ma il senso è quello. Che abbiamo contemporaneamente una caterva di eventi climaticamente invasivi, problematici e il Covid. Quindi è tutto insieme. Molti dei, allora, ovviamente io sto parlando a un pubblico selezionato da Edicom che conosco da 30 anni perché ho addirittura curato negli anni 80, fine anni 80, un numero monografico dedicato allo studio dei miei genitori che sono stati tra i pionieri, diciamo, dell'architettura bioclimatica in Italia. E quindi è un'amicizia di lunga data, ma questo è un pubblico selezionato. Non è il pubblico dei nostri colleghi là fuori. Aspetta un attimo che qua ci sono delle cose su cui poi vorrei tornare eventualmente. Il pubblico di quelli là fuori che non costruiscono o non progettano in una maniera cosiddetta ecosostenibile. Quindi, fra di noi stiamo anche parlando tra persone che hanno una certa sensibilità e che già vivono la frustrazione di argomenti che già erano nelle loro corde e che adesso, finalmente, se Dio vuole, qualcun altro inizia a condividere e non siamo più soli. Quindi Certo. è una platea diversa perché a me spesso capita invece e mi diverto anche moltissimo a parlare con gli altri, quelli che non hanno orecchie per questi argomenti. Rimane però, secondo me, ugualmente un pezzettino importante sul quale anche noi, che abbiamo una grande occasione oggi, non per fare la speculazione della tragedia, ma perché finalmente abbiamo una grandissima opportunità, ci sono dei piccoli pezzettini che secondo me possono aiutarci a poter lavorare ancora meglio. La cosa che noi vediamo chiaramente è che siamo in una condizione di malattia. Si dice che il pianeta va salvato, pubblicità, eccetera, ma in realtà al pianeta, alla natura, di noi non gliene può fregare di meno. Quindi il problema non ce l'ha il pianeta, il problema ce l'abbiamo noi. E ce l'abbiamo noi in quanto parte di un ecosistema vivente. Il problema è che io ho notato in tanti anni di attività, come avete capito, ereditati e anche intrapresi, come la cultura occidentale, proprio per la sua forma mentis, abbia scordato di essere viva, cioè di distinguere tra ciò che cresce e ciò che viene costruito. E siccome abbiamo una grandissima paranoia nei confronti della morte, è un problema esistenziale filosofico prima ancora che un problema progettuale. Diciamo che è il problema. È il problema, quindi bisogna andare, io tendo a voglio andare a fondo, a trovare la causa delle cause, se no stiamo sempre usando i sintomi, no? È come per curare una malattia, io devo lavorare sulla causa della malattia, non solo sui sintomi. Allora, e noi in questo modo continuiamo ad avere questa ossessione di un tempo di cambiamento, un tempo lineare, una paura di morte, e dentro in questa paura di morte continuiamo ad attaccarci come se ci desse un senso di salvezza a delle metafore inorganiche, ci cioè occupiamo di costruzione, di materia, addirittura di una realtà che è immateriale, è una società gassosa, non è una società liquida, secondo me.
è tutta dispersa di robe che non si vedono, inquinamento, malattie, soldi, relazioni, tutto aereo. Quando noi siamo principalmente materia, materia e spirito, ma la materia per sua natura è impermanente, ma non nel senso che cambia come le mode, che è sempre dentro in una logica di tempo lineare. È impermanente perché le cellule si rigenerano in ogni istante, le cellule di tutto ciò che è vivo, e noi siamo vivi, e funziona in maniera rigenerativa, quindi è all'interno di un sistema. Poi c'è una parte invece permanente, che Jung chiamerebbe l'inconscio collettivo, che è l'identità di una comunità, che è l'identità di una città, che è l'identità di una persona nel suo essere parte di un sistema, che dovrebbe darci invece quel senso di tranquillità rispetto allo spaesamento di questo rigenerarsi continuo della realtà. Allora io cosa propongo? Propongo di prendere il vivente, tutto ciò che cresce, metterlo come soggetto di una discorso. Noi le parole che usiamo producono la realtà della nostra vita e quella degli altri, e pensare all'architettura, alla costruzione degli spazi come un riparo attorno alla vita. Metto al centro la vita, non metto al centro la costruzione, quindi il soggetto del mio pensiero non è più la costruzione, l'edificio, la piazza come oggetto piazza, ma la comunità di piante, persone, animali che, sottoposte a un certo contesto relazionale e ambientale, necessita di proteggersi o necessita di governare un sistema di relazione. Quindi, negli schizzi che ho voluto mettere al posto dei progetti, che sono le mie riflessioni di concetto, io mostro come c'è un luogo, e quello, quando io costruisco una parete con una finestra nel niente, distingo questo disegno qui. Io distingo un qui e un là, e attraverso quella finestra istituisco una relazione tra un qui e un là, tra un me e un te. Quello per me è l'origine del concetto di architettura, che però è una scenografia. Noi siamo abituati a questo simbolino, vedete, c'è la crescita, che è ciò che è vivo, che è anche un simbolo letterario, di letteratura, quindi è linguaggio, e un cerchio che è un simbolo di recinto, e c'è questa polarità, questa conversazione tra queste due dimensioni. Allora, e qui vedete che c'è questo rapporto tra le caratteristiche di ciò che è costruito e ciò che cresce. E noi siamo parte di ciò che cresce, no? Di ciò che è costruito, compresa, Certo. mentre una pietra non è parte di ciò che cresce, la pietra tutt'al più si trasforma o viene estratta. Produce un'altra pietra. Quindi noi molto spesso trattiamo le pietre come se fossero vive e gli alberi come se fossero pietre. In una di queste slide ho mostrato il tema del bosco. La città è come un bosco che si stratifica nel tempo. Molti dei problemi che hanno prodotto la tempesta di Vaia è perché erano delle piantagioni. Tra una piantagione e un bosco c'è l'abisso tra la monocoltura e l'ecosistema della biodiversità, che è multidisciplinarietà, cioè una coralità di competenze, di vite, di saperi, che iniziano un po' alla volta a costruire uno spazio abitato. Quindi, diciamo, è un po' questa la. Ecco, il concetto quindi, diciamo, rapportandolo un po' a quelle che sono le nostre città, molto spesso noi concepiamo le nostre città come una piantagione e invece dovrebbero essere un bosco per dare spazio proprio alla vita, all'evoluzione, perché fondamentalmente hai introdotto un tema, e questo è quello che dicevo all'inizio, un po' come multidisciplinarietà e come diversi punti di vista, perché hai introdotto, secondo me, un tema molto essenziale che è quello
della paura del cambiamento, no? Tu hai detto paura della morte, però c'è paura del cambiamento. Noi ci siamo trovati in una situazione, come dicevo prima, che è anche quasi difficile da verbalizzare, no? Perché diciamo c'è successo un qualcosa che ha sovvertito completamente il nostro modo di vivere, di pensare, eccetera, nell'arco di qualche giorno. Cioè, fino al 20 di febbraio stavamo bene nel nostro mondo, paf, è cambiato tutto, ci siamo ritrovati in casa, ma poi ci siamo anche piano piano abituati a stare in casa, perché adesso stiamo parlando di queste tematiche perché siamo ancora in smart working e magari ci piace anche, siamo ancora a vivere un pochino la periferia al nostro quartiere e ci piace anche. Quindi come dovremmo un po' intenderlo questo decentramento? Secondo te, cosa dovrebbe succedere? Perché effettivamente, guarda, io abito a Milano, ormai lo sanno tutti perché amo portare esempi di cose che conosco e generalmente porto esempi miei, diciamo. Io sto in periferia, ho notato subito una rinascita della periferia, cioè un sovraffollamento quasi, no? Locali anche pochi presi d'assalto, parimenti il centro sta subendo tutt'altro, c'è uno svuotamento, durante la settimana i lavoratori non ci sono, i turisti non ci sono. I locali chiudono, cioè, cos'è che sta succedendo in poche parole? Allora, due pezzi. La prima cosa sul cambiamento. Eckhart Tolle, che è uno scrittore, diciamo, filosofo, ha scritto un libro bellissimo, tra i vari libri, ha scritto un libro che si chiama Un nuovo mondo, dove a un certo punto racconta dell'evoluzione della specie per far capire questa cosa della trasformazione. E lui dice che c'è stato un certo momento in cui gli animali che camminavano, cioè dopo essere usciti dall'acqua, gli animali che camminavano potevano decidere di camminare meglio, cioè di fare delle zampe più lunghe, più alte, più grosse, più arpiose, che ne so. Qualcuno ha messo le ali. Mettere le ali è il tipo di trasformazione che noi dovremmo in qualche modo subire. Ma agire, no? Subire. Io una volta a un corso con degli studenti avevo letto questo pezzo, questo brano. Poi è arrivata una ragazza in ritardo e gli ho detto a una delle allieve: racconta che cosa abbiamo appena detto. E l'allieva ha riferito che dovevano mettere le ali. Io ho detto: no, non c'è nessuno che ti mette le ali, sei tu che devi metterti le ali. Allora, Certo. questo cambiamento è un cambiamento dentro di noi. Infatti, se voi notate, il Corriere della Sera adesso sta proponendo una collana sulla meditazione, che non ha nulla di vedere con la religione. C'è una grandissima attenzione a questo. Io conosco molti movimenti che partono dal diritto costituzionale, che partono quindi che cercano di costruire una società alternativa. Tutti perseguono un atteggiamento di presa di coscienza interiore tramite un lavoro su di sé. Il lavoro della meditazione, per esempio, non è fiori di loto, guru, santoni e menate varie. È semplicemente una condizione dimostrata dalle neuroscienze che consente di mettere la mente nella condizione di accogliere nuove idee, cioè è un incubatore del pensiero divergente. Noi abbiamo paura perché consumiamo zuccheri dal punto di vista biochimico a cambiare strada. Ma in una donna, per esempio, questo cambiamento di sinapsi, cioè di percorsi causa-effetto di pensiero, avviene ogni mese, in un uomo in una maniera meno regolare, ma noi continuiamo a ricostruire i Volerci percorsi cambiare. mentali. Quindi diamoci gli strumenti personali e collettivi per non essere impauriti da avere un'invenzione. Dopotutto, ogni architetto ha delle idee, come crede che gli vengano quelle idee? Gli vengono in una condizione di inconsapevole meditazione, perché è la frequenza cerebrale nella quale vengono le idee, nelle quali si ha piacere, si gioca, ed è sempre la stessa roba. Quindi non è una roba da guru, ma è una tecnica molto, molto semplice. Cosa succede con la questione del decentramento? Allora, avete tutti sentito il nostro amico Stefano Boeri, addirittura Massimiliano Fuchs, che si è convertito al decentramento, che pare che vadano a fare l'orto in campagna.
In realtà c'è stato un grosso contributo perché io sono collegata con Marco Bussone, che stamattina era su Radio 1, che è il presidente dell'Unione dei Comuni Montani, che sta facendo un lavoro enorme con il ministro Gualtieri direttamente per la valorizzazione del territorio montano di tutta Italia, quindi un'azione assolutamente importante. Ma questa azione non deve essere che arriva il milanese imbruttito, non so se l'avete o conoscete, ma è molto divertente, che va in Ovviamente. collina e poi quando deve prendere l'aperitivo deve tornare a Milano perché l'aperitivo in collina non si può bere, vero? Ma e non è l'altro milanese imbruttito che prende la sua Ferrari e si fa la villetta nella periferia del borgo con tutta la siepe e i cani Doberman e gli allarmi con i draghi e i coccodrilli nel fossato e consuma un sacco di gasolio per andare avanti in tre da Milano nella villetta, perché questo significa portare la periferia in campagna e quindi distruggere la campagna. Il Certo. modello che sarebbe è quello invece di prendere quella mentalità del paese e portarla nel quartiere della città. Quale mentalità del paese? Perché se prendiamo la parte estetica, bucolica, no? La gente ha paura di piantarsi gli alberi da frutta perché sporcano, o in città di avere un albero che perde le foglie perché è sporca, e ovviamente si piazzano le magnolie a sud, rigide, che dovrebbero essere a nord per proteggere dal vento anche d'inverno, e a sud hai bisogno di chiome leggere che fanno brezza e fanno filtrare il sole quando serve d'inverno e proteggono e fanno ombra d'estate, come sapete benissimo. Gianni Scudo ha fatto gli studi del Politecnico di Milano, che forse tutti conosceranno, sul microclima degli spazi esterni. Elena Farnè a Ferrara ha fatto un lavoro bellissimo sul problema delle aree di calore nel centro storico, perché i centri sono stati pavimentati e le corti, che erano giardini, trasformati in luoghi commerciali. Ma quei giardini erano un valore enorme, sia climatico che sociale, per le città. Quindi, quando si parla di decentramento o di portare il borgo in città, stiamo parlando di una cosa che prima di tutto è stile di vita, cioè umana. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che la gente, se voi andate nel paese, non ha certo bisogno della Civis. Perché? Perché la vicina di casa, che è una betonica curiosissima, sa vita, morte e miracoli meglio di te. La gente c'ha il problema privacy. Ma la gente si sputtana con cose molto più di privacy in tutto il mondo tramite Facebook, pensando che non li veda nessuno, Certo. e ha paura che la vicina di casa, che è quella che quando è, penso nelle peste, che presta l'aglio, il latte, lo aiuta quando è ammalato, eccetera, non potrebbe sapere se è in casa o fuori casa e magari dargli una mano a controllare che non arrivino i ladri. Per la strada, se ci sono delle attività e non solo un quartiere dormitorio, sono i Certo. negozianti e i bar che controllano che non avvengano situazioni di pericolo. A Vicenza, prima del Covid, per queste cose c'erano tutte prima del Covid come esigenze, è stato solo Sicuramente. un amplificatore. A Vicenza, che è una città media, in una di quelle vie della prima periferia che erano borgo una volta, che adesso è diventato banche, dormitorio, non ha neanche una piazza, c'era un bar, un'enoteca di due pugliesi che sono andati in fallimento purtroppo. Una sera eravamo seduti fuori, un po' di persone a bere un aperitivo, con i condomini che non volevano che la gente stesse seduta fuori perché disturbava, senza accorgersi che era per la loro sicurezza anche, se non Il muore il valore, corpo. certo. Eravamo con degli amici e c'era una ragazza che prendeva un aperitivo, arriva un suo fidanzato, boh, uno,
che a un certo punto inizia a strattonarla, insomma, abbiamo visto che le stava facendo una violenza. È insorto, si è formata una social street a partire dal reagire a questo, chiamando la polizia, proteggendo lei con tutto un traffico per proteggere una ragazza. E da lì si è formata una comunità. Quindi questo è un esempio di come funzionano. Certo. Quindi quel principio della prossimità di vicinato che viene portato avanti, no, dalle social street, in realtà è la prima cosa che si attiva nel momento in cui le persone iniziano a restare a casa. Dopodiché non gli basta avere la prossimità di vicinato, perché cosa succede? Andavo, mettiamo, in ufficio nel palazzo a 3 km, 10 km di distanza da casa. Esatto, E i miei esatto. amici sono quelli che incontro nel palazzo a 10 km da casa, più quelli che ho in altre città o sui social. Mio vicino, mai cagato di strisce. Succede il Giusto. Covid e magari scopri che il tuo vicino potrebbe essere il tuo migliore amico, che ha molto più a vedere con te che non quelli lì dell'ufficio. Ma non ci sei mai Certo. accorto? Io, nel periodo del Covid, ho scoperto che il mio dirimpettaio era di una ditta piemontese che produceva le mascherine, quelle con quella cosa all'argento. Abbiamo fatto una distribuzione di mascherine in città, attraverso una roba che ho scoperto un po' per caso. E di queste cose ne ho scoperte tantissime e ognuno ha scoperto qualcosa del genere. Allora, non è che tu, se fai smart working, sei rinchiuso in casa, no, sei in una comunità più locale. Certo. E questa comunità puoi condividere dei servizi locali. Quindi il problema si sposta dalla singola casa alla strada, che è un salotto all'aperto, collettivo, e quindi di nuovo si cava via un po' di quel benedetto individualismo su cui tanto combattiamo, ma siamo tutti complici, con piccole attività artigianali, manutenzioni, con il tecnico del computer, perché hai una comunità di gente che lavora a casa, con la bottega di verdura, e quando c'è il lockdown, tu puoi stare nei 200 metri, hai tutto quello che ti serve, non devi prendere la macchina per fare la coda nel supermercato dove c'è l'aria condizionata e tutta gente che si sposta consumando gasolio, traffico, bagagli e portando in giro anche il Covid o un suo cugino che sia. Quindi sono molto interconnesse queste due cose. Quello è lo spirito di paese portato in città. Una decina di anni fa, sono stata capoprogetto di un progetto pagato da Confartigianato di Vicenza, che è la più grossa d'Italia, perché Confartigianato è uno degli attori che possono fare le osservazioni ai piani provinciali, come uno dei stakeholder del territorio, no? E hanno detto: ma Certo. facciamo un'azione propositiva invece che solo di osservazioni ex post. E su un pezzo di quelle strade mercate tipiche del Veneto abbiamo fatto uno studio. C'erano 11 comuni in 20 km, Spazzonato di no? terra, certo. Dove c'era la possibilità, iniziavano a esserci tutte le attività dismesse, perché non è la prima crisi che c'è. E abbiamo iniziato a rallentare, invece tutti che volevano potenziare la strada mercato, a aprirla come si fa con il fiume, che possa straripare, e a localizzare delle attività dove c'era l'azienda, altre cose erano il tempo libero, la scuola, il negozio, l'artigiano, il bar, queste cose qui, ma per tanti piccoli nuclei, invece che avere tutti i bar qua, tutte le palestre qua, tutti gli uffici qua, insieme agli orti urbani.
Allora, questo progetto, che ovviamente è andato morto, morto, stecchito, aveva avuto un grande seguito quando l'abbiamo fatto. Però vi faccio notare che, intervista col Diretti, gli agricoltori hanno detto che la vocazione del loro terreno era di averci sopra un capannone. Ecco. Gli artigiani desideravano essere delle industrie invece di essere degli artigiani. E l'industria non ha quella capacità di generare relazione collettiva e comunità come ha un artigiano. Cioè l'industria è individualista, non ha quella capacità capillare, no? E i comuni avevano un grossissimo problema perché ogni comune aveva un valore nominale finanziario e non reale, i metri cubi edificabili enorme e aree dismesse da rimettere sul mercato che pareva di essere seduti su un vagone d'oro, ma siccome erano 11 comuni, ognuno di loro aveva migliaia di metri quadrati di queste cose qui, una notte non riuscivano a muoversi, a far niente, non cooperavano insieme. Certo. E in più non potevano togliere il permesso di costruire agli agricoltori che rimanesse terra fertile, perché quelli facevano causa e per il comune sarebbe stato un problema enorme. Sofia, io vorrei introdurre un altro tema che adesso è un pochino anche accennato così, che è quello. Allora, abbiamo capito che dobbiamo un po' ripensare, no? Dopo chiuderò con una domanda in tal senso, però secondo me il ragionamento che stiamo facendo adesso è quello di ripensarci come cittadini e Sì. ripensarci anche come progettisti, nel senso che comunque il ruolo, un certo ruolo attivo, ma te lo voglio chiedere alla fine questo qua, qual è poi il Ok. ruolo attivo del professionista? Io invece adesso mi voglio spostare su un argomento che anche questo mi è caro perché è vissuto sulla mia pelle. Io esempi li voglio fare su di me. La natura. Noi in città ci siamo ritrovati chiusi in casa e la cosa che ci è mancata di più non è stata solo l'aria esterna, ma è stata proprio l'idea della natura, no? Ci siamo riscoperti sportivi, l'abbiamo visto sui telegiornali, tutti i corridori, ci siamo scoperti in tal senso. Ma ci siamo scoperti anche tutti in condominio sullo stesso fazzoletto di terra che magari volevamo ridurre sempre più per lasciare lo spazio alle auto, adesso ci siamo resi conto che l'abbiamo ridotto troppo perché non ci stavamo tutti, senza fare un assembramento ovviamente, su quel fazzoletto di terra. Ecco, io credo che un po' la sfida oggi non sia tanto quella di portare, come dici te, allora in campagna la natura ce l'abbiamo già. La sfida credo che sia quella di un pochino ragionare sulla città, no? Sempre sulla prossimità, ma ragionando anche che ci sia un servizio inteso come spazio, come ambientazione naturale, ma non solo, magari di come portare anche un pochino questa natura all'interno della propria casa. Io amo sempre dire un pochino che anche, non so, la soglia del davanzale, il balcone rappresentano comunque uno stacco, ma un momento di fluidità tra interno ed esterno, no? Quindi io in qualche modo cambio un pochino la mia dimensione quando mi sposto anche sul terrazzo di casa, che sia per lavorare, che sia per prendere una boccata d'aria, no? E lo stesso, in qualche modo, cerchiamo attraverso un pochino il materiale naturale, eccetera, di portare questa naturalità all'interno del nostro ambiente. Ma io voglio chiederti, perché tu hai un po' una storia anche, ovviamente, dettata da quello che hai introdotto, un po' come storia familiare, eccetera, di introdurre un po', no? Di creare questa interconnessione, per usare parole che abbiamo già introdotto oggi tra architettura e natura. Come risolve l'architetto questa sfida all'interno di una città, all'interno di un appartamento, di un condominio, di una città? Allora, intanto, non so se forse molti di voi sanno già, non so se conoscete Wolverton. Allora, nel 2007, all'albore della moda della parete del verde verticale, ho organizzato un evento in Fiera Vicenza che si chiamava Interni in Verde. In questo evento, dove abbiamo avuto come ospite Patrick Blanc direttamente, e quindi sono riuscita ad avere 300 persone, perché altrimenti ne avrei avute 20, e quindi bisogna metterci un po' di moda, perché sennò la gente con l'ecologia non si muove.
avevamo selezionato. Allora, cosa è successo? Che negli anni 70 la NASA ha iniziato a lavorare sulla vita nello spazio. Quando voi avete sentito parlare della malattia, della Seeker Syndrome Building, la sindrome dell'edificio malato, che penso molti dei miei colleghi, se sono degli Certo. icomiani, lo sanno, deriva dal fatto che hanno iniziato a studiare cosa succedeva nello spazio, dentro nelle capsule che erano tutte piene di materiali tossici. A un certo punto si sono inventati di studiare cosa succedeva inserendoci delle piante? E hanno scoperto che ci sono alcune piante, che sono soprattutto quelle da interni, che sono piante tropicali, quelle da interni fondamentalmente, cioè che da noi sono grandi così, se andate ai Caraibi sono 5 metri, e che riescono a sintetizzare e ad assorbire moltissime sostanze inquinanti, anche derivate dall'inquinamento elettromagnetico, oltre che ammoniaca, formaldeide, eccetera. Quindi questo tema dell'introduzione del verde nella casa, non semplicemente come vaso da fiori, ma anche come struttura, per esempio, per dividere gli ambienti, ha iniziato, diciamo, ormai da 15 anni a prendere terreno. Prendere Il piede. problema è che di solito gli architetti o sono paesaggisti o sono interior o fanno gli edifici o fanno l'urbanistica. E quando gli viene dato da fare un altro di questi settori, invece di affiancarsi a un amico di cui si fidano, con cui fare squadra per costruire in modo multidisciplinare un progetto complesso, perché ha bisogno di questa complessità, allo stesso modo come fanno per chiamare l'ingegnere delle strutture, quello dei tubi. E lo fanno per conto loro e quindi il progetto perde di complessità. Nel momento in cui noi iniziamo veramente a pensare all'architettura come riparo con una vita al centro, la vita sono anche le piante, progettiamo lo spazio avendo in mente tutto il rapporto interno-esterno, che dipende dall'orientamento degli edifici di fronte, da quelle dalle piante dentro, dalle piante fuori, e tutte delle piccole azioni che si possono fare, anche minime sull'esistente, che però partono da questa ottica, che è un'ottica di ascolto. Quindi non mettendosi come il Deus ex machina che ha le grandi idee, ma come qualcuno che riesce a interpretare quello che c'è. Quindi la naturalità all'interno di un edificio la puoi realizzare sia con dei materiali biocompatibili, che a maggior ragione ora sono fondamentali perché intervengono sulla salute e sul microclima interno, controllo idrotermico con le Certo. fibre, con la canapa, tutte queste cose qui, o la terra cruda e così via, e contemporaneamente anche con l'introduzione di vegetazione e, secondo me, anche con delle piccole modifiche, per esempio di fuori di facciata, modo di gestire gli spazi che abbiano come degli spazi intermedi, no? Tra terrazzo, serra, soggiorno, in modo che le persone abbiano quella complessità di spazi e non degli spazi rigidi che ci sarebbero quando hai una casa in campagna. Ma come dire, uno può fare una stanza nella stanza facendo una serra. Cioè, sono cose che Adesso qua stai. adesso poi che ci sono gli ecobonus, invece semplicemente di mettere un cappotto, uno può iniziare ad attivare l'immaginazione per costruire degli spazi tramite gli arredi, tramite una diversa partizione dei luoghi, però si riesce a fare così se si parte dall'intorno come se fosse un grande abito e non come se fosse un progetto fotogenico da rivista. Ho Esatto, risposto? un dialogo con l'ambiente circostante e non solo. Allora, qua stavi introducendo già una tematica che è l'altra, perché poi io voglio entrare all'interno della casa, no? Per cui ci siamo trovati, penso, immagino anche tu, ovviamente, in uno spazio confinato a
a vivere, a lavorare, a studiare, a fare da insegnanti, a fare dell'attività sportiva perché non potevamo più andare fuori. Quindi la casa è diventata veramente uno spazio, un hub, come amo definirlo, di funzioni, un concentrato di funzioni che comunicano costantemente tra loro all'interno spazio della casa e comunicano con l'esterno, ovviamente. Negli appuntamenti faccio un riassunto degli appuntamenti precedenti perché noi nelle altre tre puntate abbiamo chiamato ovviamente altri professionisti con l'idea di dare degli spunti, no? Però tutto è abbastanza collegato perché abbiamo parlato di microambienti tematici, quindi quest'idea di creare un pochino la logica che dicevi te, no? Di dare comunque una connotazione differente, di non aver paura di questo aspetto. Ci siamo collegati addirittura l'ultima volta col colore, no? Di giocare con anche diversi colori, con il professor Botto abbiamo parlato di questo, giocare con diversi colori anche all'interno della stessa stanza. In una stanza non è che necessariamente deve avere un unico colore se deve ospitare più funzioni. Quindi ci siamo un po' collegati anche con questo, non aver paura di cambiare ritmo fondamentalmente, fino un pochino a pensare addirittura a una casa come un organismo vivente. Quindi mi riallaccio, lì l'abbiamo visto con l'architetto Parancola parlando di Feng Shui. Però una casa che è un organismo vivente fondamentalmente si associa un pochino a quello che dicevi te all'inizio, no? Che è l'idea di l'organismo vivente si evolve, anche la nostra casa evidentemente si deve evolvere negli spazi, no? Deve essere pensata in maniera anche differente. Io adesso avrei invitato, ma ti dico di rimanere in linea anche tu ovviamente, Sofia, perché ho sempre un ospite a sorpresa in questi appuntamenti e prego Roberto Volpe di mettersi intanto ad audio e video, così lo salutiamo. Eccolo qua, perfetto Roberto. Allora, come vedete, intanto metto un attimino in pausa perché poi voglio passare su qualche immagine sua. Roberto Volpe è strategic designer, lo vedete dietro dalla scritta che c'è di Faraone, azienda che si occupa di architetture trasparenti, produce e progetta architetture trasparenti, quindi stiamo parlando di vetro. Io lui l'ho invitato proprio perché diciamo, in questo contesto di una casa che deve pensare di far coinvolgere più spazi, più funzioni, l'architettura in vetro in qualche modo può creare questo gioco funzionale alla dicotomia, no, Sofia, del discorso privato-pubblico. Perché ci siamo trovati a vivere una dimensione di privato pubblico anche all'interno della casa. Cioè, io quando devo fare il webinar, adesso prima ai nostri ospiti, ai miei ospiti, ho fatto vedere come sono combinato, diciamo, salotto di casa davanti allo schermo della televisione che sfrutto come secondo schermo, una porta del salotto che mi chiude e mi isola dal resto della casa e dal resto della famiglia. Quindi anche qua sto vivendo un momento privato, anziché poi è pubblico perché sono con tutti voi collegati, ma mi sono in qualche modo messo in un angolo rispetto al resto della casa. Questo con un'architettura trasparente, come lo risolviamo, Roberto? E in qualche modo credo che si possa fare, no? Si possa avere un'idea di creare una partizione, non lo so, una partizione, una porta vetrata, in qualche modo può dare questo gioco diverso di ambienti, queste volumetrie differenti. Sì, grazie, grazie Marco. Buonasera a tutti, buonasera all'architetto Sofia Ross. Sì, noi pensiamo, infatti poi anche dalle immagini, che lo spazio può essere rivisitato, quindi appunto possiamo essere anche qui abbastanza veloci per riconfigurarlo. Sia lo spazio esterno, nello specifico dell'immagine che vediamo come balconi, i nostri amati balconi, quanto tempo è stato passato in balcone per chi ce l'ha avuto e per chi non ce l'ha avuto, magari c'è stato un po' di rimpianto, no? Io l'ho Nella invidiato. invidia, sì, nel non averlo scelto. E quindi vediamo che questi, avendo vissuto molto l'abitazione, appunto c'è un'attenzione diversa, così come per i parcheggi, anche proprio per lo spazio interno ed esterno, quindi in questo caso balconi e terrazze della propria casa. E oggi la risposta, diciamo pragmatica, tecnica, a questa soluzione da parte dell'azienda, comunque frutto ovviamente di numerosi dialoghi con progettisti, con anche qui all'interno, e un po' passare dalla libreria, quindi della libreria in casa, ad uno spazio che permetta poi di svolgere il proprio lavoro, che è proprio nell'immagine seguente, che adesso noi vediamo una libreria sulla destra, e quindi una riconversione di questo
di questa spalla attraverso una parte che pensa ad un ufficio in casa. Un ufficio in casa in questo momento attuale, però poi può essere anche riconfigurato sempre attraverso il vetro e non ci dimentichiamo la sua personalizzazione, può essere riconfigurato anche in altri ambienti, quindi come ad esempio soggiorno e cucina per quanto riguarda un divisorio più porte scorrevoli, oppure creare anche qui degli ambienti colorati. Che sono un po' in linea con la concezione, quindi con quanto si stava dicendo prima. Quindi il vetro non è soltanto trasparenza, quindi laddove uno vuole trovare profondità ha trasparenza, ma laddove ha bisogno di altre esigenze trova altro. Ecco, qui vediamo, questo è volutamente messo in trasparenza, ma perché ovviamente per comunicare bene il messaggio e per far vedere quello che c'è dentro. Però può diventare vetro fumé, piuttosto che stampato, piuttosto che appunto arrivare fino alla definizione di una riproduzione di un quadro. Qui cioè, non tocchiamo il tema riproducibilità dell'arte, però comunque per far capire il livello di dettaglio che si può raggiungere. Così come nella finitura del materiale stesso. Oggi del materiale in alluminio, in questo caso del metallo, oggi si riesce ad ottenere un effetto legno naturale, non è la stessa cosa, però visivamente, percettivamente, si riesce, laddove il progettista lo vuole richiedere, si riesce ad ottenere questa personalizzazione con tutte le caratteristiche, proprietà tecniche che ci si porta dietro. Questo non ci dimentichiamo. Questo per quanto riguarda l'interno. Adesso vediamo appunto questa immagine che riguarda l'esterno. Quindi noi. Aspetta, 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 sull'esterno voglio farti dire ancora un Ah. attimo qualcosa, ma prima volevo fare una considerazione sull'interno, perché effettivamente c'è un pochino questo tema e questo discorso. Io te l'ho accennato quando ti ho invitato. L'idea oggi è quella di parlare di un qualcosa che effettivamente forse qualche mese fa potevamo considerare futuribile nell'arco di qualche mese. Oggi ci troviamo veramente, e mi riallaccio a quello che abbiamo detto con Sofia, a dover interpretare il cambiamento con una velocità completamente differente, un adattamento completamente differente. Quindi, se non sbaglio, ma poi Sofia, voglio una tua considerazione da questo punto di vista. La creatività oggi deve tornare un pochino al centro, no? Quindi dobbiamo pensare un pochino di sovvertire gli schemi e pensare di immaginare delle soluzioni differenti. Io ti dico la verità, fino a qualche mese fa forse una proposta di questo tipo qua, anche di mettere una partizione vetrata di un qualcosa che assomiglia effettivamente a un ufficio in casa, sarebbe stato impensabile. Oggi credo che molte persone sperimentino questa esigenza qua, no? Di poter avere comunque anche in un ambiente piccolo un qualcosa che non mi opprime, che non mi chiude cioè in uno sgabuzzino, diciamo, perché quella è la dimensione che potrei avere nel mio sgabuzzino, che però è completamente chiuso con una parete opaca, e di conseguenza non ha quel tipo di ruolo e quel tipo di protagonismo che ha quell'interno. Quindi questa è un po', secondo me, la sfida che dobbiamo lanciare ai progettisti e agli architetti che ci seguono, di pensare un pochino fuori dagli schemi. I nostri appuntamenti di oggi servono a questo. Poi, ecco, adesso riallacciandomi un pochino all'esterno, perché tu prima hai accennato bene al tema di dire qualcuno ce l'ha avuto, io ti ho detto l'ho invidiato, sì, perché io di balconi ne ho due, però sono piccoli, una casa è vecchia, non sono adatti a poter essere vissuti all'esterno, no? Sono quella transizione tra i balconi che troviamo oggi e quei poggioli che trovavamo nella casa di qualche tempo fa, che servivano solo per avere una finestra che si aprisse anche fondamentalmente sotto e non tutta, e non solo nella parte superiore. Li ho invidiati perché nei climi estivi, effettivamente anche nel mese di maggio, diventavano una stanza di lavoro in più, quindi un luogo separato, un volume diverso, ma con la piacevolezza di stare all'esterno, di stare all'aperto. Sì, infatti ne abbiamo viste anche qui di tutti i colori, anche chi appunto ha messo la sua bike, piuttosto che ha fatto esercizi, piuttosto che ha lavorato, quindi è diventato uno spazio sfruttabile al 100%. Però quello che per esempio abbiamo notato noi, cioè abbiamo notato che c'è necessità di dare maggior comfort, maggior sicurezza. Allora, riagganciandoci al tema iniziale, effettivamente una soluzione con
uno schermo che ti permetta di vedere e quindi di avere contatto con la natura, quindi di avere una visione oltre, quindi avere un contatto con la natura che sta attorno, diciamo che rende appunto l'ambiente più naturale, quindi proietta l'uomo verso la sua origine, no? Se vogliamo in questo caso. Dopo dipende da cosa si progetta attorno, però diciamo per le immagini che abbiamo visto passare, era una cittadina, zona un po' di periferia, diciamo che l'effetto è molto molto piacevole. Sì, qui questa è la stessa, una vista verso l'interno, però poi nella successiva si vede proprio una vista molto ampia ed è possibile appunto raggiungerla attraverso una visione, quindi dei pannelli, degli schermi in vetro, dove dietro però c'è un'alta tecnologia. Cioè, qui sembra quasi immateriale, no? Per chi soffre di vertigine può anche creare, no? Delle certe sensazioni, però in Delle realtà, problematiche. c'è tanta tecnologia che ti permette appunto di arrivare a dei valori tecnici elevati, quindi parliamo di spinte da 200 a 1000 kg. Adesso questa non è la sede per fare un approfondimento tecnico, però di certo il comfort, quindi lasciare, avere l'idea, ad esempio, che si sta dentro casa e sul balcone o terrazzo ci siano i propri figli che giocano con la palla piuttosto che i propri animali, cioè insomma, e si trovano in uno spazio dove io considero sicuro e confortevole, quindi abitabile, di certo diciamo che fa fare altre considerazioni, penso. Certo. Roberto, ti faccio una domanda che tra l'altro ti aveva fatto perché è arrivata da una professionista che ci sta seguendo, prima di salutarti, domanda che poco prima ti aveva fatto anche Sofia, chiaramente, ed è in merito alla pulibilità di queste lastre, perché ovviamente il vetro è bello quando ti dà appunto questo dialogo con l'esterno. Conosco la risposta perché l'hai data prima a Sofia nel momento in cui ci siamo trovati, ma te la chiedo perché così diamo risposta a chi ci segue. Sì, è sempre molto interessante questo punto perché la prima domanda quando si parla di vetro, però in realtà essendo all'esterno, essendo verticale, si pulisce, cioè lo sporco si pulisce da sé. Poi se si vuole proprio la pulizia massima, occorre pulirlo, però diciamo che essendo appunto verticale, non Non orizzontale, orizzontale. oppure, quindi diciamo che è una soluzione ottimale, ecco, quella della verticalità. Certo, perfetto. Allora, Roberto, io ti ringrazio per questo spunto intanto che ci hai fornito. Magari, ecco, come eri prima, senza audio, senza video, intanto ti ringrazio, ma ti chiedo di rimanere con noi fino alla fine perché vorrei concludere con Sofia. Poi, ovviamente, se c'è qualche altra domanda per te, ti richiamo, ti faccio rimettere in diretta per la fine. Intanto comunque ti ringrazio. Grazie, grazie a voi. Allora, Sofia, io vorrei concludere un pochino con tre temi. Uno te l'ho già anticipato, che era la domanda finale sul ruolo del progettista, però vorrei chiederti due cose. Prima partiamo un po' da quel ruolo della creatività dell'architetto, se oggi è più importante ancora, no? Nel senso che bisogna immaginare quello che non ci siamo mai immaginati. Il problema della creatività dell'architetto è uno dei problemi più dibattuti dalla cultura architettonica e permettetemi anche dalla gente, perché l'architettura si trova in una condizione molto delicata, nel senso che l'architettura era considerata nell'antichità la regina delle arti. E ha sempre avuto un grosso problema con l'ego, tanto che nell'antichità si poteva mettere il nome del proprietario del costruttore, ma non dell'architetto. Perché voi sapete che il grande architetto con la maiuscola è lassù, il Padre Eterno, quindi questo pericolo del delirio di onnipotenza è sempre stato latente. Cosa succede? Che l'arte, dopo con l'ingresso, diciamo, della psicanalisi, e quindi di un tipo di emotività che prende voce, come quello che è stato nell'inizio del Novecento, per esempio, con il romanzo di formazione, l'Ulysses di Joyce, dove c'è trascritto il flusso di pensiero di una persona, ha acquisito un carattere molto più
individuale che non collettivo, mentre prima l'arte era al pari di quella che è adesso la televisione, cioè serviva per comunicare e condividere dei contenuti. L'architettura, che è tra una parte tecnica e dall'altra parte arte, nel rivendicare la sua parte artistica, ha seguito questo individualismo, per cui si è trovata a generare delle grandi sculture e quindi a mettere a soggetto l'architettura e l'architetto e non lo spazio, il vivente. Per quello l'ho fatto nei disegnetti, vedete quegli accenni a questo tipo di argomenti. Ma l'architettura è fondamentalmente collettiva, non può che essere collettiva. Quindi bisogna che vola bas, basta le rece. Io come ordine degli architetti, dove sono consigliere, sono stata eletta perché volevo portare avanti proprio un lavoro di condivisione con gli abitanti. Gli abitanti non sanno niente di architettura, ascoltano i media. Che cosa viene raccontato loro dai media? Fino a un po' di tempo fa, l'architettura non sta dentro a quelli che sono i saperi di una persona normale. Non se ne occupano. La gente pensa che una conversazione di architettura sia rivolta solo agli architetti. Infatti, nella moda, i stilisti leggono Vogue, che è la stessa rivista che legge la signora parrucchiere. In architettura, i clienti guardano AD e gli architetti leggono Casabella, che solo da pochi anni inizia a introdurre degli esseri umani all'interno degli edifici, perché gli edifici di solito vengono rovinati dai clienti. Allora, è un cambio di prospettiva. Secondo quello che noi pensiamo, il tema è quello di ritornare a una bellezza etica. La bellezza etica implica un approccio alla creatività spintissimo, ma che non ha quel senso di, cioè deve disobbedire al conformismo, non disobbedire a una vita sana, perché c'è piacere in una vita sana, non è una roba da sfigati in punizione. Noi abbiamo una cultura della colpa che sta togliendo vita. Mia madre, quindi, è un problema di pensiero divergente e di immaginazione, solo che dipende a cosa la metti a servizio l'immaginazione. Mia madre mi ha dato uno dei più grandi insegnamenti, che mi diceva: quando tu devi risolvere un problema di architettura, prendi il foglio, lo giri e lo guardi, non ti viene ancora in mente, lo rigiri, cioè devi continuare a osservarlo con uno sguardo nuovo. È quello, ma quello non è una cattiveria che viene da fuori, che vengono qua e ti spaccano tutto. È il gusto dell'immaginazione che noi architetti dovremmo avere, ma più con la cura di sentirsi anche come persone che offrono un servizio, no? Delle persone che devono esprimere il loro narcisismo, perché questo ha rovinato noi stessi, perché anche noi siamo abitanti. Di solito si Certo. vede che gli architetti producono, scusatemi, ma sarete anche d'accordo con me, degli edifici orrendi per la gente. Non sto parlando di quelli che ci ascoltano, ma porco cane, siamo complici, e casa loro invece è tutta comodissima. Non ci dovrebbero mica abitare in quelle case lì. La speculazione ha rovinato il mercato, infatti c'è mezzo vuoto. Adesso la gente finalmente, che sta cambiando il mercato immobiliare, vuole una casa di qualità, non ne accetta più tutte le, perché prima le case non erano fatte per essere abitate. Erano fatte per essere vendute, costruite, progettate. Certo. Questo è il discorso. Noi dobbiamo. Francesco Venezia diceva che un edificio deve essere più bello della montagna dalla quale è stata cavata la pietra per realizzarlo. Quindi, quando noi spostiamo il terreno, stiamo modificando il mondo. È una responsabilità, porco cane, di quello che abbiamo estratto, trasformato, quello che rifiliamo alla gente che se lo cucca per le generazioni a venire. Non è un prodotto di consumo,
È una modifica del territorio, è un dei lavori che ha. Scusa, ma io ritengo che gli umani abbiano dato un mandato agli agricoltori e agli architetti dei due bisogni fondamentali di sussistenza, che sono cibarsi e proteggersi ed essere in relazione. Entrambi abbiamo fortemente disatteso questo mandato. E allora la gente si arrangia e va su Marte. Perché? Perché non sanno cos'altro fare, perché la Terra non c'è più e pensano che sono le macchinette che ci salvano. Le macchinette non hanno mai salvato nessuno se non c'è un umano che le guida. Noi stiamo facendo guidare le macchinette alle macchinette, non agli umani. Certo. Allora, cioè, è un momento di. Io ci vedo questa Di comunità, è anche opportunità. una comunità di eletti, tiriamoci su, forza e coraggio, senza rabbia, ma con entusiasmo, questo dico. C'è tanto da Allora, fare. visto che hai già risposto alla domanda di quale deve essere il ruolo dell'architetto, perché era quella con cui volevo concludere, ma ce l'hai un pochino spiegato adesso. Io voglio lanciare un pochino questa provocazione perché mi sta un pochino a cuore, voglio sapere cosa ne pensi perché si riallaccia molto anche a quello che hai detto tu prima e direi di provare a concludere con questo tema, no? Il tema che fondamentalmente i condomini delle periferie hanno tanti spazi vuoti, no? Che potrebbero essere utilizzati per vivere questa dicotomia pubblico-privato in maniera differente, cioè nel senso che non sta scritto da nessuna parte, dico che io per vivere un momento di lavoro debba essere o chiuso in salotto o recarmi in ufficio quando magari ho degli spazi all'interno del condominio che posso magari affittare, no? Perché possono essere costituiti in tal senso e magari dall'affitto di quello spazio avere poi un fondo, un budget per intervenire su altri lavori, ma anche magari essere messi a disposizione di altri, il portierato di quartiere, cose di questo genere qua. Quindi questo credo che sia un ruolo anche dell'architetto importante di farsi promotore di determinati utilizzi, cioè ognuno, magari ogni amministratore, ogni condominio ha il suo architetto di riferimento, no? Non so se questi che ci seguono, i professionisti che ci stanno seguendo, sono magari architetti di riferimento di qualche amministratore condominiale, però potrebbero farsi anche promotori di questi aspetti, perché secondo me rappresenta sicuramente un modo di differenziarsi anche per l'architetto, ma dall'altro lato veramente un servizio pubblico che riporta quell'esperienza, come dicevi tu, di social street all'interno delle periferie con veramente poco. Noi questo stiamo proprio adesso, fra un po', stiamo preparando tutta la parte di comunicazione, diciamo, proprio perché stiamo lavorando su questo. Abbiamo iniziato con un webinar il 5 maggio, quindi proprio il giorno della prima apertura, con 1500 presenze, grande soddisfazione, con molti relatori di diverse discipline. E proprio per portare questo tipo di argomenti, questa è l'immaginazione, questo è il mettere le ali, cioè lì è l'immaginazione, non fare una roba a fiorellini o piccarla su per le nuvole perché devo esibire la mia, o mettere semplicemente una caldaia nuova. È lì Certo. la creatività non si arrende, ma la creatività deve ascoltare, se no è solo fine a se stessa e non è etica, allora non è più una bellezza che ha a che vedere col bene comune. Allora non si può andare a parlare di ambiente, allora andiamo tutti via di plastica senza metterci qua a fare i moralisti con l'ambiente, cioè dobbiamo decidere che tipo di piacere vogliamo. Se è un Certo. piacere fatto di essere vivi, dobbiamo tenere in conto delle cose che sono vive. Tutte, dalla prima all'ultima, compreso il virus che si comporta da natura, cioè quello lì è un tocco di natura. Adesso sto mettendo su uno spettacolo, su un racconto per ragazzi che parla di questo. Magari ve li Ecco. dividerò quando lo. Perfetto. Allora, Sofia, io vorrei chiudere e salutarti con questo complimento che arriva da parte di una persona che ci sta seguendo e che dice: Sofia, come si può ereditare il tuo entusiasmo e diffonderlo in maniera virale, sia tra noi architetti, ma anche in relazione con il resto della comunità? Quindi io direi che questo è più che un complimento.
Davvero mi fa un grandissimo piacere. Non c'è dono più bello di se sono riuscita a trasmettervi un po' di entusiasmo e motivazione, perché credo che sia la cosa più importante della quale abbiamo bisogno per rimetterci in pista. E se chi ha ascoltato questa chiacchierata trarrà beneficio di motivazione e gli verranno un sacco di idee, avrò fatto bingo. Perfetto. Allora, io Veramente ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo e averci un po' dato tutte queste idee, questi spunti. Ringrazio ovviamente anche Roberto Volpe, anche se adesso non è collegato. E niente, do appuntamento a tutti voi alla prossima settimana, perché noi ogni volta vogliamo dare uno spunto un pochino diverso. E settimana prossima parleremo di luce, di illuminazione, quindi vogliamo capire un pochino come gestirla in questi ambienti, indoor e outdoor, perché no? Quindi appuntamento lunedì prossimo. Sofia, se vorrei essere dei nostri e seguirci, l'invito ovviamente c'è sempre. Grazie mille. grazie mille, grazie a Buona serata a tutti. tutti.